Ultima giornata di campionato, visto il Napoli vincere e risorgere contro il Verona, e poi alle 18 un Inter brutta nel primo tempo con i cambi di Inzaghi, ha cambiato pelle, faccia e trazione. Totalmente anteriore Thuram, Çalhanoğlu, Lautaro Martinez stendono il toro. Le dichiarazioni di Inzaghi fra poco le analizzeremo, ma ovviamente c'è anche un ricco prepartita per quanto riguarda la vigilia di un super 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 big match, ovvero quello tra Milan e Juventus in programma domani sera alle 20:45. Reduce da una partita a due facce con una grande fatica, una grande enfasi come sempre che vive le partite dal primo minuto all'ultimo, abbiamo in studio, sono felicissima di riabbracciarlo, Filippo Tramontana. Ciao Giovanna, buonasera a tutti. Tutto bene Tramontana? Ho poca voce, un po' calata, però bene, perché quando vinci va sempre tutto meglio. Vale la pena soffrire, insomma. Beh sì, se non si soffre e si vince senza soffrire, meglio, però sai, non è che si può sempre, l'importante poi alla fine è essere contenti. E portare a casa il risultato capolista almeno per una notte, tanto dipenderà, tutto dipenderà dal Milan, no? Ipotetica capolista con quei due punti in più. Caro Gianni Solarali, benvenuto, non potevi mancare questa sera. Ah sì, potevo mancare, poteva anche l'Inter fare un bel pareggino magari. Ciao Giovanna e un saluto agli amici a casa. Questa è la speranza ovviamente dei milanisti. Abbiamo appena pareggiato in casa col Bologna, dobbiamo pareggiare pure oggi. Sì, la via Emilia purtroppo è finita, Sassuolo e Bologna. È un punto in due partite. L'anno prossimo il Parma mi dà speranze magari. Un punto in due partite, in effetti la sconfitta contro il Sassuolo, il pareggio con Bologna. Capito, Sassuolo non è che abbiamo giocato Sassuolo e Bologna una dietro l'altra. No, hai ragione, però dico, cioè, parlavi dell'Emilia. Sì, per quello. Riccardo Este, benvenuto. Ciao Giovanna, io ho poca voce non per i tre gol, perché ho urlato per i tre gol dell'Inter, per gli sbalzi di temperatura, dunque non sono Roma assolutamente Milano, fuori da ogni problema. Al di fuori tempo dell'esultanza, esatto, per i tre gol nel secondo tempo. E allora mi collego con grandissimo piacere in diretta da Torino con il direttore del bianconero.com, che abbraccio, veramente abbraccio, aspetto di farlo qui in studio, ma è come se ci fossi. Caro Marcello Chirico, che bello vederti. Ciao, anche per me è bello vederti. L'unica cosa è che quando io vengo in studio tu non ci sei. È vero, hai ragione. Vero. Ma non viene mai in studio, è venuto una volta in sei mesi, dalla colpa a te. Sono già venuto due questo mese. Ah. No, hai ragione, perché infatti chiedo sempre, ma c'è Marcello? E qualche volta in effetti ci sei, ma capiterà, non ci sei. Capiterà. Arriverà, secondo me prima di Natale ce la faremo ad abbracciarci e farci una bella foto. Vengo vestito da Babbo Natale. Ci mancherebbe. Arrivo con la slitta. Scendo da, esatto, Torino con la slitta e plani, e no, ma quello che poi mi fa sorridere di questa puntata è che sarà una puntata pazzesca e speciale. Io già lo so perché. Perché Allegri dice che è favorita la Juventus e Pioli dice che fa, cioè Pioli, si scusate, dice che è favorita. Ma questa la cosa, Juventus, questa moda di voler dire no, è favorita l'altro, dura da tanto tempo. Ha un po' seccato sta cosa. Cioè, basta. Sempre. Tu alleni la Juve, alleni il Milan, alleni l'Inter. Hai l'obiettivo di vincere lo scudetto, punto. Se poi non lo vinci tu, pazienza, però sta cosa qua che da un anno e mezzo, due anni trasciniamo con l'altro, si chiama Ciappanò a Milano, no, sì, ma che palle, dai, è banale, basta. Solo l'Inter si è dichiarata apertamente in stagione che vuole la seconda stella e vuole vincere lo scudetto. Anche in stagione anche Milan ha detto questo, sulla stella l'ha detto che è un obiettivo chiaro. Però poi Pioli lo sentiamo, quindi non voglio bruciare niente. Esatto, sentiremo Pioli, sentiremo Allegri. Filippo Tramontana, poi ovviamente vengo a pizzicare tutti voi, perché io ti ho seguito, no, alla fine del primo tempo, e giustamente hai fatto un'analisi della partita che era desolante, un Inter insomma che ti era piaciuto poco o niente di quell'Inter. No, il primo tempo è stato secondo me il primo tempo peggiore dell'Inter nell'ultimo anno, anche quando perdevi le partite. Primo tempo dell'Inter oggi è stato bruttissimo, c'erano tanti giocatori importanti fuori forma, una squadra molto lunga, il Torino, il primo tempo i tiri in porta sono stati solo del Torino, Sommer ha fatto due o tre buone parate, una su Sec molto bella, ma è solo il Torino che ha tirato in porta, poi non ci sono, a parte quella di Sec, non ci sono state occasioni clamorose, però il Torino ha tirato in porta 4-5 volte, l'Inter mai, c'è la punizione di Çalhanoğlu fuori di un metro. Nel secondo tempo un po' è calato il Torino, un po' i cambi ci hanno aiutato, già Dumfries ha dato una spinta mica da ridere, Frattesi in mezzo ha dato più ordine, più gamba, più muscolo, e poi il gol di Thuram che arriva da Dumfries, gol di Thuram ha un pochino messo la partita in una situazione diversa e il 2-0 l'ha chiusa.
Però secondo tempo discreto, dove hai chiuso la partita, primo tempo molto brutto. Però molto. L'importante oggi era vincere. Quindi... Filippo, ma tu hai capito perché? Io mi domando perché non provi mai a farli giocare insieme Frattesi e Barella. E Barella. Ma non c'è verso. Oggi, tra l'altro, Barella, quando è uscito, non è che fosse molto era contento. Arrabbiato. Sì. Però non capisco perché. Per far giocare Mkhitaryan? Allora, io che capisco la rabbia di Barella probabilmente perché lui pensa di essere stato sostituito perché ha preso il giallo e perché pensa forse che Mkhitaryan fosse meno in forma di lui, ed è vero. Poi però Mkhitaryan ha qualcosa che Barella non ha, nel senso attualmente, l'esperienza. Quindi in una partita dove tu devi gestire le forze, Mkhitaryan è meno istintivo di Barella, è più ordinato, si mette lì, capisce la situazione e gestisce meglio la sicurezza. Barella è un ammonito che vuole strafare perché non è in forma ma vuole tornare in forma, metti che fa una cavolata, secondo me ci stava pensandola dopo, perché all'inizio anche io sono rimasto un attimo così. Ma pensandola dopo, anche con il risultato a favore, certo, diciamo che è una cosa che poteva starci. Allora, voglio sentire. Però giocheranno insieme prima o poi, sicuro. Sì, perché prima o poi li vedranno. Fino adesso non li ho mai visti. Secondo me sono una coppia incredibile. Ma poi, dire. Soprattutto, allora ha fatto bene a fare i cambi, a farli subito, cioè all'intervallo. Però mi chiedo, e vado da Chirico proprio per questa domanda cattivella. Ha sbagliato la formazione iniziale, mi spiego, Dumfries è uno dei pochi che è in forma ed è conclamato che lo sia, me lo preferisci, cioè preferisci Darmian, mi lascia un po' così, Mkhitaryan non lo vedi che è fermo, comunque quei centrocampisti lì, Frattesi poteva anche sostituirne 33 anni, uno, no? Ci stava, non turno di riposo a Mkhitaryan. Ci stava, voglio dire. Invece gioca sempre per lui. Ci sono questi fedelissimi che lui è untouchable, non tocca, Chirico. Marcello, mi senti? Mi sa di no. No, mi sa di no, allora vengo... Vado da bello, visto che tu mi sei partito a gamba tesa. È vero, sei sorridente, ma secondo me tu ce l'hai la frecciata in tasca. Dimmi un po' che cosa ne pensi. Inzaghi ha sbagliato la formazione iniziale, non facendo giocare Dumfries, e poi si è corretto in corsa? Oppure bravo che hai, tra il primo e il secondo, girato la frittata e cambiato volto alla tua Inter? Punto interrogativo. Allora vado da sola. Facciamo, ne resterà solo uno. Uno solo ne resterà. Bello impossibile lo chiamerei, diciamo. Allora, aspetta, Luca, vengo da te fra poco. Vengo da te. Solaroli, Est, e poi naturalmente mi chiudi il cerchio Filippo. Volevo sentire prima i vostri pareri e poi farli commentare da Tramontana su questo discorso. Io credo che Inzaghi in questo momento la squadra ce l'abbia in mano, quindi ha passato forse i momenti in cui questa roba non era così, per cui finché la società lo protegge, lo copre, lui giustamente deve rispondere delle proprie scelte. Lui Mkhitaryan lo reputa davvero un giocatore imprescindibile per i suoi schemi, per il suo modo di giocare, per come è inserito nella squadra, per cui è giusto che venga ascoltato e che decida in questo modo. Certo, la domanda io me l'ho fatta a Filippo prima, perché secondo me in nazionale quei due lì sono diciamo il 90% del centrocampo dell'Italia. E quindi che invece nella sua squadra, nel suo club, debba sempre fare questi spezzoni, esce uno, entra l'altro, quella roba lì comincia a diventare un po' una roba un po' stucchevole, ecco. Però se lui crede in un giocatore è giusto che ci creda fino in fondo, risponde lui, certo, per le sue scelte. No, tra l'altro l'Inter, che ha anche questo record, no, di non aver subito un gol in trasferta, le sempre tutte vinte, dunque insomma merita sicuramente 4, di Inzaghi. Se per lui Mkhitaryan è il titolare inamovibile. Poi gli altri due si alternano, io li vedrei bene insieme. Conosco bene Frattesi, è un giocatore che rompe la partita, punta la sua rete. Forse a livello di copertura non sono granché. Però, se voi quindi voi mettereste Frattesi, Barella, poi chi lascereste? Cioè nella vostra Cialanoglu? No, aspetta, a quel punto no. No, perché sono ruoli diversi, né Barella né Frattesi possono fare i play bassi. Quindi Cialanoglu rimane ovviamente perché è un ruolo giusto? Cioè l'alternativa a Cialanoglu è Aslani, se no Klassen nel momento in cui entra nel giro. Adesso fa ancora il mediano, secondo me non ha ancora gli schemi di Inzaghi belli assimilati, però Frattesi, Barella, si può metterli in competizione con Mkhitaryan per il ruolo di mediano, ma non per il play. No. Play c'ha Cialanoglu, Aslani e volendo Klassen. Allora vado da Chirico, adesso posso collegarmi se no andiamo avanti. Vado. Allora, caro Marcello, cosa pensi di questi cambi di Inzaghi? Bravo a cambiare
Stavolta li ha fatti giusti, formazione cioè, nel senso che stavolta quando li ha fatti ha vinto la partita, perché per 60 minuti ho visto niente, Io non so cosa avete commentato voi, ma io per 60 minuti non ho visto niente. Poi quando ha fatto i cambi, Dumfries, prima palla che tocca, fa l'assist per Thuram, da lì la partita si sblocca. Cioè, avevo visto addirittura più Torino che Inter fino a quel momento lì. Non avevo visto una grande Inter, per niente. Non c'è sentito, ed è quello che abbiamo detto anche noi, che ho detto anch'io in cronaca, che ho ripetuto adesso, nel senso che l'Inter ha giocato uno dei primi tempi più brutti che io mi ricordi nell'ultimo anno. Poi per fortuna poi quello che hai detto tu è tutto giustissimo, nel senso poi, senza niente. Poi tra l'altro Tramo, ricordati che stasera Toro non ha buon giorno, già fuori, perde Schürrle in partita, Zapata anche lui è out, va bene che il Torino secondo me avrebbe perso comunque, però insomma avete vinto sui resti del Toro. Però è vero, hai ragione, anche perché comunque quando è entrato il sostituto di Schürrle, adesso ho detto il nome, tutta la telecronaca adesso non mi viene, si è vista la differenza. Era un buon giocatore, ha fatto anche un paio di buoni recuperi, perché Schürrle, Sadukov, bravo, lui. Schürrle comanda un reparto, cioè oltre a giocare bene, a stare sull'uomo, eccetera, comanda un reparto. Quando non c'è stato più il comandante del reparto, il Torino ha avuto le difficoltà. E poi diciamo anche che il Torino, con Tamese che non è un difensore centrale, con Rodriguez che non è un difensore centrale, con Schürrle aveva un senso. Lo metti in difficoltà, certo. Già aveva degli uomini in meno, Toro, lo metti in poi adesso chiaro, nel momento ha una in cui manca anche Schürrle, l'Inter fa i cambi giusti, pressa e vince, ma è normale. Ma secondo me che stasera l'Inter abbia vinto non avrei puntato sicuramente sul Toro, però per 60 minuti alla ripresa della nazionale, se avesse ancora resistito Schürrle magari alla ripresa della nazionale questi punti qua sono importantissimi, perché come tu ben sai hai visto giocatori che hanno fatto voli transoceanici, che sono arrivati giovedì, oggi è sabato, quindi due giorni ora che... No, ma Gianni, ma poi al di là di questo che dici tu, che è giustissimo, ma sono importantissimi perché c'è Milan-Juventus. Ma certo, c'è il Milan 21, Juventus 17, tu... Il Napoli che ha vinto. No, però aspetta, io rimanevo sulle prime tre, no? Certo. Milan-Juventus si scontrano, tu devi vincere, dopo aver fatto un passo falso a Bologna, tu devi vincere la tua partita per essere in grado di poter sfruttare lo scontro diretto tra Milan e Juve, perché una delle due perde punti o entrambe, se pareggiano, perdono punti. Cioè se pareggiano, l'Inter è prima col Milan, se il Milan perde, l'Inter torna prima da sola, se la Juve perde, comunque l'Inter tiene più punti di distanza tra sé e la Juventus. Quindi in questo momento qua, dopo il pareggio di Bologna, strategicamente è un momento, tre punti d'oro. Allora, sono. È vero che l'Inter è l'unica in testa, il suo allenatore, ma anche la di Marotta, a dire senza mezzi termini puntiamo, no, allo scudetto. Però ieri in un'intervista alla Gazzetta dello Sport ha detto la Juve comunque è favorita perché non ha impegni infrasettimanali. Non è l'unico che l'ha detto. Il mio scudetto con Conte l'ho vinto anche per questo. L'hanno detto un po' tutti. Ma non ha detto solo lui, l'ha detto anche Pioli, poi lo sentiremo. È un dato di fatto, cioè nel momento in cui l'Inter di Conte esce dalla Champions a dicembre, che non fa più le coppe perché arriva ultima nel girone, da gennaio ha solo il campionato, non era prima in classifica mi pare in quel momento, cavalcata, vince lo scudetto. Il Milan l'anno dopo uguale, perde la Champions League mi pare, Gianni dimmi se sbaglio, arriva quarta nel girone, così, non ha le coppe e da lì non sbaglia più un colpo e vince lo scudetto. Ma deve avere la squadra, Filippo. Vabbè, ho capito, perché la Juve non ha la squadra. Io chiedo. Danilo, Bremer, Vlahovic, Chiesa, Milik. È vero che ha perso due centrocampisti, Costi, perché fra Fagioli e Pogba è chiaro che gli manca qualcosa di importante. Ha una partita a settimana. Pogba non l'ha mai avuto neanche l'anno scorso, se per quello. Ma quando ha vinto lo scudetto il Milan, e l'Inter era più forte, però il Milan aveva gli impegni di Coppa. Beh, l'Inter alla fine ha avuto due partite in più sole di Coppa Campioni, perché ha giocato con Liverpool, però per due mesi e mezzo non ha vinto. Ha dovuto fare la preparazione per la partita, ha dovuto giocarle entrambe, ha dovuto gestire il turnover e intanto perdeva i punti. L'Inter ha perso lo scudetto col Milan per due punti, quindi sono arrivate lì al photo finish. Per gli errori di Inzaghi. Sì, ma poi lì possiamo discutere, però è proprio il discorso... Attenzione, attenzione, vado da bello.
non c'è l'ha bene, fatto finalmente. La dura legge del gol non c'è stata. Ha sbagliato. Però sì, immagino che sia andato tutto in maniera regolare per gli altri. E la Lazio passa in vantaggio, insomma, era nell'aria un po' questo, questo vantaggio. Un regalo del difensore centrale. Sì, qui c'è stato un po' un. Sì, ma ha attaccato solo la Lazio finora. Alla fine si è conquistato sto gol. Le occasioni l'ha avuto solo la Lazio. Allora, mi dispiace per Luca. Gol meritatissimo, però. Dimmi, gol meritatissimo, però. Gol meritatissimo. Gol meritatissimo. Ma però, Giovanna, siamo sempre alle solite. C'è un altro errore difensivo veramente clamoroso, galattico, soldi grandissimo. Pazzesco, è vero, tutto nasce da un errore difensivo. Lazio comunque doppio, meritatamente in vantaggio dopo un avvio veramente sprint da parte della formazione di Sarri. No, però scusami, dimmi. Per tornare al discorso, sì, certo, tu mi hai fatto una domanda, poi certo, voglio sentire anche Marce perché sicuramente non è d'accordo con me. Però nel tutto. Tu mi chiedi, ma la Juve ha la squadra, ma scusa, ma il Milan quando ha vinto lo scudetto, a inizio anno, chi è che diceva il Milan ha la squadra forte per vincere lo scudetto? Quando si diceva ci sorprendiamo di Calabria, di Tomori, di Calulu, di Magnan, che nessuno conosceva all'inizio. Calabria va bene, nel senso che per il livello. Sì, l'abbiamo visto. Però nessuno pensava che il Milan avesse la squadra per vincere lo scudetto. Eppure l'ha vinto. Quindi se mi chiedi, la Juve ha la squadra per vincere la prima settimana, sì. No, ma ti dico di più, anche lo scorso anno Magnan è uno dei portieri più forti d'Europa, l'abbiamo visto. Tomori è considerato una riserva al Chelsea, qui fa il titolare, si è guadagnato anche la nazionale francese perché è forte. Cioè noi abbiamo visto poi quella squadra in campo, alla fine abbiamo detto, però abbiamo fatto tutti i complimenti a Massara, a Moncada, a Maldini, che avevano costruito una buona squadra, e a Pioli che le aveva saputo assemblare insieme. Ma c'è la stessa squadra che l'anno scorso perché è arrivata quinta, avevano fatto un buon mercato. Quest'anno hanno rifatto un altro bel mercato. Sì, la Juve che voi continuate ancora a gasare. Ma io non so, io veramente, Giovanna, e lo dico, ma mi prendete per il culo tutte le volte che vengo qua? Cioè veramente, quando vi sento parlare, lo dico amichevolmente, sia chiaro, vi sento parlare Filippo, Solaroli, cioè sembra veramente che voi guardiate un altro campionato e che quindi mi dite, Marcello, ma tu non ti rendi conto della squadra fantastica che hai? Marcello, mi sforzo, ma sai, quando guardo la Juve dire, ma no, Marce, a me è proprio il contrario, e non lo vedo, perché, scusami, fammi finire, sì, vai, poi vai, dopo ti lascio, allora. Primo, sta cosa, la Juve vince il campionato perché non ha le coppe, non vale, perché cioè, se hai la squadra forte può valere, se non hai la squadra forte non può valere, te l'hanno già dimostrato in due nella sosta di campionato proprio con gli amici di Luca Bello, come siamo andati con Luca Bello, e ne abbiamo prese tre o quattro, non mi ricordo nemmeno più quante ne abbiamo, 4-2, quante è finita poi col Sassuolo? 4-2, abbiamo perso anche noi col Sassuolo, in casa. Continuate a dire no perché hanno la rosa, una rosa che è sempre la stessa da due anni, che non è stata minimamente rinforzata, perché non possiamo considerare rinforzi UEA e Cambiasso, quelli sono i rinforzi, e che non vince niente, ma voi continuate a dirmi però. Tra l'altro adesso l'ha fatto notare anche Solaroli, abbiamo perso oltre Pogba definitivamente, che è irrecuperabile, adesso anche Fagioli, non lo so, e che cosa dobbiamo fare? No, allora, perché in effetti in tanti dicono questa Juve è una delle più scarse, non giocherebbe nessuno di questa Juve nella Juve dell'ultimo scudetto, però sarà, io la confronto con quelle con cui deve competere, no? Quindi con Inter, Napoli e Milan. Io credo con De Sciglio, cioè nel senso non credo che la Juventus. Poi per giunta c'è sempre anche lo stesso allenatore, perché poi noi diciamo perché gli altri cosa hanno di più degli altri? Gli altri hanno anche un allenatore che li fa giocare. Pioli vince lo scudetto perché Pioli li ha fatti giocare bene. Sì, ma Pioli l'anno scorso è arrivato quinto, Marce, con la squadra che ha vinto lo scudetto, con la squadra che ha vinto lo scudetto, a eccezione di Chessy, il signor Pioli l'anno scorso è arrivato quinto in campionato. Però hai avuto quattro mesi fuori il portiere. Allora, guarda Gianni, ragazzi, anche noi non abbiamo vinto, abbiamo avuto sei mesi fuori Lukaku. Io sono convinto che la Juventus non sia una squadra, diciamo, competitiva come lo è l'Inter, il Milan e il Napoli. Cioè, non è una Cenerentola. Io credo che sia la quarta forza del campionato. Quindi è un gradino. Se questa quarta forza del campionato riesce a stare attaccata
alle prime, quando arriva la primavera, dove io sono convinto che sia Napoli che Inter, il Milan non lo so perché è un girone difficile e ha perso anche dei punti che potevano essere importanti per passare il turno, ma se arriva il dentro fuori di primavera della Champions League, dove veramente c'è una grande attenzione, una grande concentrazione, e lì diventa veramente difficile concentrarsi sia sul campionato che sulla Coppa, la Juventus si è riattaccata lì, allora secondo me può giocare, può la sua carta. Il, però il in questo in momento più. Credo che abbia qualcosa in meno di queste tracce. Allora, un attimo, poi abbiamo il discorso Barella, lo sfogo di Barella e anche la chiarezza, no? Dobbiamo farla per dovere di cronaca, proprio sul discorso caso scommesse. Prima però chiudiamo, poi ci ritorneremo perché Pioli parla di Juventus, Allegri parla, parla del Milan, quindi insomma si parla una vicenda. Però rimaniamo su questo aspetto, da quello che ho capito, la Juve è sì un gradinino, Chirico, non di più, mezzo gradino sotto alle tre sorelle, ma... No, direi... Ma io credo mezzo, che sia d'accordo. Un gradino, lo facciamo tondo. Io credo d'accordo, magari non tutte e tre, ma... Allora, con Chirico credo che sia d'accordo sul fatto che forse abbia qualcosa in meno dell'Inter, del Milan e del Napoli, questa Juventus. No. Caspita, no, ma Chirico... Te l'ho già detto prima. No, ma secondo Chirico il non impegno settimanale, infrasettimanale, non supplisce quel gradino di differenza tecnica. Cioè lui dice... Anche senza la Champions rimaniamo comunque l'anello debole. Ma Massimo Brambati ha detto una cosa. Devi calcolare che adesso la Juventus gli mancano due giocatori. Cioè due giocatori, certo, che devi, non sono infortunati, che sono stati squalificati e che quindi devi... Sono due giocatori in meno del centrocampo che già non hanno, no, la Juventus non ha un centrocampo eccesso. Togliegli ancora Pogba e Fagioli. Cioè veramente adesso abbiamo Nonge, hanno messo Nonge dentro, uno della next gen, per carità, bravo, ma è un giocatore della next gen. Ragazzi, guardiamo chi ha. So. Szczęsny, Bremer, Rabiot, Szczęsny e Perin. Sì, cioè due titolari. Copia, due titolari. Io provoco, Chirico. Ma io sono d'accordo con te. Chiesa. Cioè, qui facciamo passare, io non sono d'accordo per niente con Marcello, nel senso che se tu mi dici partiamo tutti con la Coppa, magari addirittura se la Juve fosse rimasta in Conference League con il giovedì di Conference League, allora sarebbe io sono d'accordo. Disastro. Ma la Juve ha una rosa che sicuramente può essere meno forte, e questa è una colpa di come l'hanno costruita, meno forte delle altre tre, ma le altre tre giocano le coppe. Quindi devono comunque sprecare energie in settimana, psicofisiche, il vantaggio deriva da quello. Io non mi ricordo adesso esattamente il primo anno di Conte, ma il primo anno di Conte, la Juve, lo sappiamo tutti, quando Conte vince lo scudetto con la Juve, eccetera, eccetera, non era più forte del Milan, anzi, non aveva le coppe, ha vinto il campionato giocando solo il campionato con giocatori che come De Sciglio in attacco non aveva un fenomeno, aveva anche buoni Conte. Giocatori adesso tu sei Matri, Vucinic, hai qualche bel anno in meno di me, quindi diciamo hai un ventennio in meno di calcio visto rispetto a me, però voglio dire questo, noi abbiamo visto in tantissime occasioni non vince la squadra che ha la rosa più forte, questo, ma non solo in Italia, guarda Leicester quando ha vinto ma in non fate tutti questi giochetti scaramantici per gettare sfida sulla Juve. La Juve tanto è più debole anche nell'allenatore a quelle tre lì che avete nominato, Napoli, Milan, ha detto è più la debole. Giovanna, scusami. Dai, e gli mancano adesso, tra l'altro vi ho fatto notare due pezzi comunque che servivano alla Juve e non ci devi sostituire, gli è scappata una roba della next gen, ma rendete conto, ti è scappata una roba detta Giovanna che forse ti è sfuggita perché l'ha detto mentre ti dava la parola, ha detto forse è più debole anche per l'allenatore. Eh sì, quello che ha detto è una cosa. No, l'allenatore dire che non è soddisfatto di questa rosa. Ma tu non sei soddisfatto dell'allenatore, neanche sotto tortura andrà in conferenza stampa e ti dirà che sono bravi ragazzi e comunque sono ragazzi che devono, quando lui ti dice è una squadra che deve crescere, no, già ti fa capire, dice non ho gli elementi, è una squadra tutta da costruire. Però dicevano... lui avrebbe voluto un'altra squadra, ma lui è all'altezza di lottare per lo scudetto, Chirico, lo so che lui voleva tutti i Ronaldo, Iniesta, cioè gli piacciono quelle squadre lì, no? Però non è l'allenatore magari giusto per far crescere, come dice lui. Però tu prima mi sembrava puntassi il dito proprio anche sulle capacità che dell'allenatore. Lui ha detto gli altri erano un allenatore, Juve no. Superiore, Pioli, Inzaghi,
Non dico che Allegri adesso, non è che mi permetto di dire ad Allegri che non è un incapace, no, di sicuro Allegri no, è uno no, che no, ha vinto così tanti scudetti con la Juve, col Milan, tanti trofei, è andato in finale di Champions League, non puoi dire che è un incapace, è un allenatore che è rimasto sempre fermo al suo unico modo. Ma avete sentito l'intervista che hanno fatto, che ha fatto DAZN questa settimana a McKennie e a Weah? Cosa hanno detto? L'avete sentita? Sentite quando gli ha detto, come, cosa vi dice di fare l'allenatore? Di difendere, di saper difendere. Lì siamo sempre lì. E McKennie che strabuzza anche gli occhi, dice: mamma mia, quanto ci fa difendere. Cioè, i giocatori vorrebbero fare un altro gioco, ma lui non glielo fa fare. La prima cosa che si preoccupa, tu guarda soltanto. Allora, Quadrado, quando c'era Quadrado era un'ala, l'ha trasformato in terzino. E alla fine non rendeva più quello. Kostic è arrivato ala e lo sta trasformando terzino. Ilim Junior è partito per fare dall'ala e anche lui ha ragione. Terzino adesso ogni tanto gli fa fare la mezzala, ma vuole sempre che difenda. Lui è arrivato, mi raccomando, la prima cosa che impari devi saper difendere. Perché lui è della vecchia scuola, prima a non prendere, cioè qualcuno le fa. Questo è l'allenatore che c'è nella Juventus. Gli altri sono allenatori più moderni, cioè perlomeno io dico Pioli è uno che si aggiorna sempre, Inzaghi è uno che comunque adesso i giocatori, obiettivamente Inzaghi è una rosa nettamente migliore di quella di Allegri e la fa giocare molto meglio. Garcia. Oggi io ho visto Napoli-Verona, i giocatori da soli, se vogliono fare la partita il Napoli la fa, Garcia o non Garcia, i giocatori se vogliono fare la partita la fanno, Garcia perché hanno Garcia qualità. Oggi erano senza Osimhen, sono riusciti a vincere 3-1 dai, a Verona che non è un campo semplice. No, e voglio citare Massimo Brambati, perché a proposito di questo argomento del vantaggio di non giocare le coppe, ha detto una cosa che secondo me va sottolineata. È vero, uno ha una settimana intera per preparare una partita, ma bisogna vedere come lavori in quella settimana. Magari non riesci a mantenere la concentrazione, magari avere l'impegno ti dà quell'adrenalina, quell'essere sul pezzo, che non avercelo, se non aver quell'impegno. Certo che se le trasferte sono come quelle che ha dovuto affrontare adesso, la settimana scorsa il Milan, che aveva giocato il mercoledì e è stato chiamato a giocare ancora al sabato, facendo dura trasferta, che è passato un giorno da Milanello. Vuol dire che non ti alleni, Allora diciamo che sulla alleni. Carta è meglio non avercelo l'impegno infrasettimanale. E poi ovviamente. La condanna pesante. Gestire questo vantaggio. Al di là della Champions, sono quelle le squadre che giocano l'Europa League, che quelle sono messe ancora peggio della Champions. Allora, dimmi Luca. Sì, no, ma mi permetto di fare un mio pensiero ad alta voce, anche perché quando si parla di allenatori, ragazzi, bisogna essere o un po' più coerenti o un po' meno tifosi, perché io mi ricordo l'anno scorso anche su da voi. C'era gente che criticava malamente Inzaghi, poi invece cosa ha fatto Inzaghi? A parte il campionato ti ha vinto la Coppa Italia e ti ha portato in finale di Champions, idem con patate anche per Pioli, ma in modo particolare il discorso di Allegri, che è un discorso molto particolare, dice perché? Ma come perché? Perché lo sapete benissimo che quando avete vinto una montagna di scudetti con lui, che non ha gioco, che quello è il suo gioco, cioè il suo gioco è non avere gioco, è quello il discorso. È ovvio che adesso hai comunque un allenatore che ti ha traghettato in un periodo veramente difficile della Juventus. Questo in molti se lo dimenticano, perché ragazzi, quello che ha passato la Juventus anche l'anno scorso non è stato facile vivere all'interno della società, io credo, no? Poi è ovvio che adesso ti ritrovi con una squadra che non ha potuto fare nemmeno investimenti quest'estate, perché altrimenti se ci fossero stati un po' di soldi, molto probabilmente Lukaku sarebbe arrivato a Torino, io credo. E invece non è andato Marcello, così, quindi, per motivi che stai in mezzo di me. Allora, quello che io dico ad alta voce è che a volte bisognerebbe essere un po' meno tifosi e un po' più realisti e capire come sono le situazioni. Un altro allenatore al posto di Allegri in questi due anni avrebbe sicuramente fatto peggio, e io non credo che la Juve abbia una squadra da poter fare male quest'anno, per cui o arriverà sicuramente in Champions o tenterà di vincere lo scudetto. Comunque il suo lavoro, per quello che sono stati le potenzialità di questa squadra, lo sta facendo in pieno avanti. Allegri sia ingenerosi e dai giudizi frettolosi. Scusami Giovanna, ti devo chiedere per favore di riassumermi qual è la domanda, perché io non ho capito niente, perché è troppo lontano. Allora guarda, te lo dico io, Bello in sintesi dice: cara Juve, ha vinto scudetti Allegri giocando così, il suo gioco è il non gioco, quindi di che ti lamenti quando sapevi benissimo chi fosse Allegri, e soprattutto vi ha guidato in due anni terribili in cui veramente senza di lui chissà in quale deriva vi sareste messi. Allegri sta facendo il massimo con le qualità
tecniche che gli avete dato tra le mani, quindi bisogna essere anche realistici e non sparare a zero su di lui sempre. Vabbè, prima cosa Luca, devi sapere che io, Marcello Chirico, penso tanti altri juventini, non so dirti quanti, ma sicuramente tanti non avrebbero rivoluto Allegri alla Juventus, nonostante fosse un vincente, abbia vinto tanto con le altre Juventus, non lo rivolevamo. Per noi, per me e per qualcun altro è stato un errore richiamarlo, quindi adesso dici ve la prendete, io personalmente non avrei voluto nemmeno vederlo lì su quella panchina, però c'è e me lo tengo. Secondo, vinceva con giocatori che erano nettamente più forti di questi qui, ma nettamente, cioè non c'è minimamente paragone tra le Juve che ha allenato e con le quali ha vinto e questa qua, tant'è vero che va via Allegri, arriva Sarri e Sarri con quella Juve lì rivince un altro campionato, quindi questo ti dimostra quanto era forte quella squadra. Terzo, non devo lamentarmi, cioè, sta facendo il massimo, Giovanna, con cioè, quello che ha a disposizione, sta facendo il massimo, farà bene. Adesso sembra che a lei, se ci fosse stato anche solo Pirlo, la Juve andava in B l'anno scorso, mentre invece se c'era Allegri va bene, cioè, ci ha tenuti lì, ha saputo tenere in mano la squadra, ma penso che un allenatore professionista, un allenatore comunque con le palle, l'avrebbe fatto comunque. Siamo sempre la Juventus, alla fine intervenivano anche i dirigenti, interveniva il presidente, interveniva la proprietà, non è che adesso sembra che Allegri, se non c'era Allegri la Juve sprofondava. La Juve l'anno scorso che campionato ha fatto? Anche se è arrivato terzo, dice si è arrivato terzo in teoria, cioè, ma un pessimo campionato. Quante volte siamo stati qui con Luca, è presente anche te Luca, quante volte ci hai sentito criticare la Juventus? Buona marea di volte, perché non ci piaceva, non giocava bene e perdeva un mucchio di partite. Quindi qui da dire ha tenuto insieme la squadra, ma sì, lì è la Juventus che si è cementata e sono riusciti comunque a stare in piedi e comunque hanno fatto un pessimo campionato, una pessima stagione. Allora, scusa Luca, ma non... Allora, dobbiamo un attimo... Perdonami Luca, perché devo darvi il tempo, insomma, non potete parlare proprio così espressamente contemporaneamente. No, ma dal punto di vista della gestione del gruppo, della società di mezzo a meglio difficoltà, Allegri ha fatto benissimo l'anno scorso. È il gioco che uno chiede. Questo non lo vediamo, non l'abbiamo visto l'anno scorso, non lo vediamo adesso. Io sarò cattiva, c'è però l'anno scorso, scusate, la Juve era chiamata a vincere, sbaglio? Perché si dice quest'anno è la stessa rosa di una rosa che l'anno scorso, al secondo anno di Allegri, era chiamata a lottare fino alla fine. E secondo me... Ma Allegri addirittura quando è arrivato si era messo in testa che arrivo io, torno io, sistemo tutto, faccio tutto. E invece lui stesso in un'intervista che poi ha rilasciato da Zon, mi pare a Pardo, abbia anche confessato che si era illuso, dice ho sbagliato, pensavo fosse più facile, invece non lo è stato, ho trovato tutta un'altra realtà. Comunque questa tragedia si era sopravvalutato anche lui. Però questa tragedia sportiva per la Juve, dei bilanci, delle plusvalenze, la penalizzazione eccetera, ha sicuramente sconvolto, ma anche come hai detto compattato e spostato tanto l'attenzione, però, perché ad Allegri non si è chiesto però più anche questa cosa punto. Anche questa cosa del fatto che la penalizzazione, tutto il caos che è nato abbia così penalizzato, va bene, ci sta, anche se poi effettivamente ha tolto molta pressione ai risultati della Juve e casualmente i risultati buoni sono arrivati nel momento in cui è venuto fuori il caos, perché ha tolto la pressione di dover fare il risultato, per me. Però detto questo, la Juve andava male prima del caos. La Juve ha fatto un girone di Champions League indecente prima del caos. Il campionato aveva inanellato qualche risultato positivo, mi pare 6 o 7 vittorie. Quello che ho detto io. Sì, ma infatti cioè, siamo d'accordo su questo. L'unica cosa su cui non siamo d'accordo è la forza della squadra. Quando si presenta a Napoli, no? Quella volta che c'è la partita Napoli-Juventus, e la Juve era a 7 punti, mi sembra. Tutti dicevano, ma stavolta vedrai che però Allegri se la gioca, magari se vince va a 4 punti, si riapre il campionato. E invece ne ha prese 5. Guarda, io sono veramente, credo anch'io. Scusami, Gio, se ti ho interrotto, però giusto per. No, no.
Io credo che se un Pioli e soprattutto un Inzaghi fossero stati al posto di Allegri all'Inter o al Milan, con i risultati di Allegri avrebbero avuto molta meno benevolenza da parte dei critici. Invece non so per quale motivo, ovviamente le critiche se le beccate anche Allegri, perché quando fai 3 punti in un girone non è che si può far finta di niente. L'hanno criticato tanto. Insomma, è sempre lì, tranquillo, saldo, non lo smuove nessuno, vince 3 partite di fila, diventa un santo. Lo difende la la proprietà, lo qua difende. Uno al Milan all'Inter perde una partita e vede gli spettri del licenziamento, io non so. Certo, è saldo perché la proprietà giustamente tipo anche mantiene, no Gianni? Cioè, rispetto, voglio dire, Pioli dopo Spezia, anche Maldini lo voleva esonerare, Inzaghi l'anno scorso un giorno sì e l'altro pure, no? Ma la Juve non può neanche liberarsi di Allegri così facilmente, anche per l'ingaggio, per il contratto. 9 no? milioni, certo. Ma sicuramente la Juventus sarebbe già liberata del contratto di Allegri se non fosse stato così importante e così impegnativo economicamente parlando. Io so che l'allenatore la Juve l'ha contattato e era quasi chiuso. Sì. Scusate, poi parlate solo del contratto, scusate se mi interrompo, parlate solo del contratto, non parlate invece di un discorso un po' più tecnico, ovvero che in tutto quel marasma l'unica persona che è rimasta in piedi dopo che la dirigenza era praticamente latitante, sparita, sì, è stato solo proprio Allegri. È stato solo lui, sì, che sì, è stato la prima pietra per ricostruire quello che sarà la Juventus. È partito tutto da lui, quindi come fai a mandare via uno che è l'unico che ti riesce a gestire un attimo una situazione però che era ingestibile? In quel momento, scusami, non sapevi, pensato, infatti ne ha lasciato gestire lui. Ma infatti, volevo chiederti una cosa, secondi, ma tu pensi che sia l'allenatore giusto tu parlavi di ricostruire, per ricostruire un gruppo, una squadra, un gioco e tutto, pensi che Allegri sia uno di quei giocatori, un allenatore giusto per fare questo tipo di lavoro? Ora, o ci sono magari, tu ce n'hai uno sulla panchina, voglio dire, di quelli che può creare un gruppo e mettere insieme una nuova, perché di fatto è una nuova squadra quella della Juventus, no? E non dimentichiamoci una cosa importante, che quando viene mandato via viene preso Sarri, perché insomma sì, la Juve vinceva, però non giocava bene, avevano bisogno del bel gioco. E quindi insomma il bel gioco si è sempre cercato, così che non è proprio da Allegri far vedere il bel gioco. Allora, ti voglio rispondere proprio a questa tua domanda. A me Allegri come allenatore non piace, ok? Però lui ha il suo stile di gioco, ha il suo modo di vedere il calcio, che è decisamente diverso da quello che posso vedere io o quello che piace a me. Però ciò non toglie che comunque col suo metodo di calcio è uno degli allenatori che è più vincenti d'Europa, Dobbiamo sì, però Luca, noi non possiamo rintanarci a quello che è successo nel passato, di quanti scudetti hai vinto, eccetera, perché sennò si va a richiamare anche gente che ha vinto tantissimo in passato e lo rimetti lì, magari è passata di moda. Il problema è l'attualità, gli ultimi 2 o 3 anni, non si può parlare di un allenatore in base a quello che ha vinto 10 anni fa o alla finale di Champions che ha fatto nel 2014, perdonami, si parla dell'attualità, degli ultimi 2 o 3 anni della sua gestione. Se tu mi vai a raccontare del palmarès, e allora va bene tutto, andiamo a prendere Trapattoni che ha vinto di tutto e lo rimettiamo in panchina, cioè sì, non capisco questo voler andare a strucugliare quello che ha vinto nel 2012, ha vinto nel 2012, noi siamo nel 2023, Filippo. E sono parliamo d'accordo. Del 2021, 2022, 2023 della Juve attuale. Vai a chiedere a un tifoso della Juve se è contento e se pensa che Allegri sia quello del 2014 con la squadra che aveva nel 2014, perché il Milan ha vinto uno scudetto con Allegri che aveva la squadra più forte, l'anno dopo è arrivato terzo e non erano contenti e avevano comunque la squadra più forte. Filippo. Allora, diciamo una cosa, che la Juventus l'anno scorso non aveva la formazione più forte del campionato, ma è arrivata terza comunque, al di là di tutto, è tutto il marasma che c'è stato, quindi vuol dire che poi male male non è andata. È arrivata dietro la Lazio, Napoli, allora, Napoli ha fatto un grande campionato, lo passiamo perché era una squadra forte, a sorpresa, perché Kvaratskhelia e Hakim non li conosceva nessuno, a sorpresa è diventata una squadra fortissima che ha fatto un inizio fantastico e poi ha gestito, ma è arrivata dietro la Lazio la Juventus. Così come l'Inter e come il Milan, infatti giudichiamo in maniera negativa allora i campionati di Milan e Inter. Ma di cosa stiamo parlando? Cioè, tu stai facendo un discorso del Napoli solo su due giocatori. Ma il Napoli, ragazzi, ha fatto spettacolo. Ma lascia perdere il Napoli, ma cosa c'entra il Napoli? Io sto parlando della Juventus, è arrivata dietro la Lazio, non aggirare il discorso sul Napoli. Sto parlando della Juventus, cosa c'entra il Napoli? Io credo, poi magari posso anche sbagliarmi,
che con quello che aveva in mano Allegri, che non abbia un bel gioco, ti ripeto, solo il primo dietro è vero, perché non piace nemmeno a me piace Dionisi, mi piace De Zerbi, io ho un'altra filosofia di calcio, però non posso neanche andare contro la realtà, nel senso che comunque in quel momento Allegri ha fatto quello che ha potuto fare e un altro allenatore si sarebbe trovato in braghe di tela sicuramente. Quindi, allora, credo. Guarda, Bello, devo andare in pubblicità, poi ritorno su quello che ti voleva domandare Filippo, no, aggiungendo e rincarando la dose. Cioè, no, la vediamo domanda in maniera completa. Cioè, sembra che secondo Bello Allegri è l'unico uomo che avrebbe potuto gestire la situazione di Juventus. Non ce n'era uno, un allenatore bravo, un allenatore che sapeva gestire le situazioni. Non ce n'era uno al mondo, secondo Luca, che avrebbe potuto gestire ha fatto quasi meglio Pirlo. Ha fatto quasi meglio Pirlo. Fuori dalla Champions in malo modo, fuori dalla Coppa Italia. Poi torno anche da te Marcello, pubblicità, ritorniamo. Ritrovati in questo blocco, apriremo il discorso Barella perché è stato tirato in mezzo, duro il suo sfogo ed è arrivato, sono arrivate anche le scuse da parte di chi appunto aveva fatto il suo nome. Detto questo, per chiudere, Marcello, qui Filippo, io non so se tu sia più da parte di Bello o di Filippo. Filippo dice sì, sei arrivato terzo, ma sei arrivato dietro a una Lazio che forse non aveva l'organico più forte del tuo, dietro un Napoli che è stato l'esploit della stagione, sei andato fuori male in Champions, sei andato fuori male in Coppa Italia, cioè forse quella stagione lì poteva essere ma proprio questa cosa qui, sei arrivato dietro la Lazio, sei uscito, hai fatto la peggiore Champions League della storia, cos'è che non hai vinto nessun trofeo, questo ti dimostra per l'ennesima volta che c'ho ragione io. La squadra non è forte, perché capisci? Cioè, nel momento in cui tu un anno, due anni, tre anni continui a non vincere niente e a fare dei piazzamenti così, cioè addirittura quest'anno sei fuori dalle coppe non per colpa tua, però cioè, l'anno scorso in Champions League è stata una cosa veramente squallida, però cioè, scusa, l'anno vista scorso una roba del genere, perché vuol dire che tu la squadra che hai non è una squadra forte, anche se tutti voi continuate a dire uomini Marcello, quindi io domani non dovrei essere così preoccupato come sono, infatti io ti dico, te l'ho già detto prima, cioè se domani la Juve pareggia io sono contento. Pensa che mi ha chiamato un amico mentre venivo qua, gli ho detto beh domani parte però battuto, hanno vinto tutti, forse anche portare a casa un pareggio non sarebbe male. Firmereste tutti e due per il pareggio? Ma, voglio dire, una sconfitta non la voglio, ma la Juventus ti può castigare, se ti aspettano là e ripartono come ha fatto l'Inter, casa è favorito, dai. Cioè secondo me il Milan deve puntare a vincere, la Juve se porta a casa un pari alla fin fine non è. Poi il pallone è rotondo, se vince la Juve chiaro non è che vi dico che preferivo pareggiare, no? Cioè è normale, però vi dico che domani come si parte eccetera, e poi magari dopo parleremo anche forse anche della squadra, delle squadre che giocheranno, no? Le formazioni eccetera, vi dico che secondo me Marcello, te lo dico sinceramente, al di là delle cose che io condivido quello che stai dicendo, certo che non può essere una squadra competitiva come magari negli anni scorsi, però insomma io quando vedo la Juve è sempre la Juve per me, mi dispiace ma non riesco a vederla o a sottovalutarla, lo dico sinceramente. Perché ci sono delle squadre che secondo me al di là di quello che possono offrire tecnicamente in quel momento, portano una maglia che quando sono nello spogliatoio si guardano e sanno che è la Juventus, e quando vengono a giocare col Milan o con l'Inter o fanno queste partite che sono le due o tre partite proprio più importanti della stagione per il calendario, diciamo, si esaltano, perché comunque meglio. Sicuramente per carità non c'è una regola specifica, però di solito succede questo, insomma l'importanza della maglia è sempre quella, e i giocatori quando giocano contro il Milan o contro l'Inter, la Juventus sa di essere la Juventus. Allora, guarda, ecco. Dobbiamo parlare appunto dell'aspetto del campo, perché dobbiamo fare la conta insomma sia da una parte che dall'altra, poi l'intervista prepartita di Allegri, prepartita di Pioli. Prima però volevo chiudere, perché poi abbiamo fatto giustamente questo ping pong scudetto Marò, quindi ci siamo spostati sulla Juventus eccetera, chiudere il discorso Inter con un qualcosa che è giusto anche da un punto di vista giornalistico, Filippo, perché il nome di Barella era stato fatto, era stato scritto, no? Nero su bianco, tanto che Barella quando l'ha letto sul quotidiano La Verità ha fatto poi quel post molto forte in cui diceva siete dei pagliacci, andrò per le vie legali, sono stato zitto per troppo tempo.
lo faccio per la mia famiglia, per le mie figlie. E poi ha detto, anche perché io non ho mai avuto il trip, diciamo, la passione per le scommesse, figuriamoci poi se mi fosse azzardato a scommettere sul mio lavoro. E qui fa capire anche la gravità di chi lo ha fatto. Io ci ho letto anche, insomma, questo tipo di sottolineatura. Sono arrivate le scuse da parte di questa fonte che aveva di Corona, che ha fatto il nome di Varela, ha detto: no, mi sono confuso, avevo talmente tanti nomi in testa che ho fatto quello sbagliato. Filippo, non è che ho molto da dire, nel senso, capisco l'arrabbiatura di Barella, ha fatto bene a fare quello che ha fatto, non sono cose su cui scherzare, anche perché stiamo vedendo a cosa stanno portando. Io ti dico, chiaro che qua nessuno è ingenuo, e nel calcio con tanti soldi si sa che possono succedere cose strane. Però sai, adesso che è venuta fuori tutta questa cosa qua, io la prima cosa strana in campo di un giocatore che si prende un giallo assurdo senza motivo, piuttosto che uno che regala un calcio d'angolo, piuttosto che un arbitro che decide di fare una cosa strana, certo, che ti dice penso. Ma il retropensiero ti viene, cioè prima magari ce l'avevi per altri motivi, adesso ce l'hai per questi motivi, cioè capisci che questo tipo di calcio, io parlo solo del calcio italiano, ma è perché non vivo gli altri, quindi non mi permetto, ma parlo del calcio italiano, capisci che questo tipo di calcio non è un calcio su cui tu puoi mettere la mano sul fuoco, perché ne stanno succedendo talmente tante in ogni campo, in ogni situazione, ogni 2-3 anni, che tu dici: ma sì, cioè, prendiamolo per quello che è, cerchiamo di prendere il buono, ma sai benissimo che non c'è solo il buono. Quindi capisco un giocatore che viene messo in mezzo a una situazione grande, enorme, molto antipatica, che a un certo punto dice: oh, ma voi prima di dire una cosa la verificate la fonte, prima di scrivere una cosa in prima pagina? Sai, più di questo io non posso dire. Che poi uno dica: io mi sono confuso, ho detto una cosa che non volevo nella confusione, che è gravissimo. Cioè, tu non puoi mettere nel caos, nella melma, una persona perché hai fatto confusione su una situazione del genere. Certo, i nomi che escono dalla procura, non dall'agenda di Corona, voglio dire. Poi prima Filippo l'aveva accennato fuori onda, questo buonismo che ho letto sui giornali in questi giorni, sembra che stiamo parlando di gente che è malata, bisogna aiutarli, sono altre le persone che vanno aiutate, sono altri quelli che soffrono di malattie, questo è un vizio. Giocavano, scommettevano su partite che loro indirizzavano la scommessa, perché se mi faccio prendere una munizione nei primi minuti e so che poi da lì vinco, non è l'utopatia, questo è proprio un vizio, sai di giocare e di vincere, perché l'utopatia è sul superenalotto, sul gratta e vinci. Però non abbiamo la certezza che loro giocassero su un qualcosa che dipendesse da loro, noi non abbiamo, non è che Tonali scommetteva sul suo giallo, visto o che Fagioli, siamo ormai qui, no, si è sospetta veramente su tutto. Questo può essere un sospetto. No, come dice Filippo, adesso io a questo punto la mano sul fuoco, e se è la mia non ce la metto. Tonale ha parlato però della partita Inter Milan, di certezza. Dunque, e poi si è può fatto essere morire anche là in Inghilterra quasi apposta. Dunque, poi magari chi mi dice che è un amico che gioca in un'altra squadra, questo e gli altro... dici, cioè, no, ma infatti è proprio per questo che non si può scommettere non si può giocare calcio. Sul calcio, certo, sul perché è un ambiente sport, piccolo, punto, dove tutti si conoscono, e comunque... e quindi c'è quel rischio di retropensiero. Non so chi, cioè, no, però non abbiamo certezza che sia il nipotino di Solaroli che c'ha la maglia di Tonali. Che ne fa? Che ne fa di sta maglia? Che fine ha fatto questa maglia di Tonali del nipotino? C'hai ragione. Io no, chiedo, che cosa avete fatto? Che ti ha detto? No. No, ma hai ragione, Marcello. Sto bambino in dramma, tutto questo roba delle scommesse, che ti ha detto? No, hai letto? Questo discorso, in tutta questa vicenda, poi adesso siamo ancora dentro, bisognerà chiarire tante cose, ma alla fine, forse fra un anno o due, noi parleremo di questa cosa e diremo che comunque chi ci ha perso è la credibilità del mondo del calcio. Perché le società intanto sono state danneggiate tutte, perché pensate, uno che ha investito come il Newcastle 80 milioni più 16 milioni gli costa all'anno, perché 8 a lui e 8 alla società, contratto è 5 anni, quindi 160 milioni investiti, buttati, presi e buttati nel camino, a bruciare per un anno e mezzo, perché sembra che gli diano 16 mesi. Quindi voglio dire, oltre che il danno economico è proprio l'immagine stessa. Io che devo investire nel mondo del calcio, nella pubblicità, nelle cose, capisci bene che magari mi fermo un attimo, faccio un po' di riflessione, dico: ma mi guardo un po' in giro, dico magari c'è qualcosa, infatti, di più credibile. Infatti, guarda, hai la riprova sulla vendita di diritti televisivi, che non trovano nessuno. Bravo. Che voglio, ma a questa, guarda che non è casuale. Però scusa, tornando, visto che è un argomento insomma abbastanza delicato, dicevi giustamente, Chirico, che non è, no, anche il discorso della ludopatia,
poverino, no, ma io condivido una, il discorso che ha fatto una dipendenza, sì, sì. Però ti vai, scusatemi, a cercare, Giova, non è la malattia che ti cade. Fermiamoci per un secondo. Però, no, voglio dire, io una battuta. Vorrei ritornare su quello che ha detto Riccardo Este, perché io non credo, e da questo punto di vista, cioè, Riccardo, però, Giovanna, vorrei che ripetessi anche questo concetto diversamente. Che queste c'è persone, una cosa di fondo. No, i calciatori non scommettevano, mi ammonisco. No, ma non questo noi non lo sappiamo. Questo noi non lo sappiamo. Specifichiamo questo. Seconda cosa. Qui veramente tutta questa vicenda delle scommesse, si continua a parlare solo di ludopatia. Io voglio dire che alla ludopatia tu arrivi prima di averla, la ludopatia, certo. Cominci ad andare a giocare, e quando tu per la prima volta vai a giocare fai qualcosa che ti hanno detto che non devi fare, poi rigiochi ancora, poi ti viene il vizio, ma all'inizio tu stai trasgredendo le regole che ti hanno imposto, e ogni anno ce l'ha detto il giocatore del calcio, dicendo questo che faceva il portiere anche all'Inter, ha detto: noi all'inizio della stagione ogni anno veniva il delegato della federazione e ci diceva tutto quello che era lecito fare e quello che non era lecito fare. Quindi sono tutti informati, consapevoli, e poi verrà dopo la ludopatia, ma prima loro hanno trasgredito, e quindi no, questo pietismo, io sono d'accordo con Filippo, e poi ne parliamo, perché abbiamo la presa di posizione allora, di Gravina, che dice non massacriamo questi ragazzi, poverini, fa rispettare poverini, no? Allora, non massacriamo questi ragazzi, è vero, perché in effetti non hanno ammazzato nessuno. Ma nessuno, infatti, io però non gli danno l'ergastolo, gli danno dei mesi di squalifica, che mi sembrano congrui col fatto di aver trasgredito una regola.